Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi parleremo di come avere gambe lisce, morbide e soprattutto depilate il più a lungo possibile, anche con l'uso del rasoio. Non ci credete? E invece esiste un metodo, è un metodo tra virgolette lungo perché comunque sono degli step, ma vi assicuro che avrete delle gambe davvero lisce. Se questa tipologia di video ti piace, mi raccomando, lasciami un like e se non sei ancora iscritto iscriviti al canale e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui miei ultimi video. Partiamo subito dal primo step, che è quello di fare uno scrub con questi ingredienti: la curcuma, del gel di aloe vera e della farina di avena. Sono tre ingredienti che si trovano tranquillamente e facilmente da tutte le parti. Con questi ingredienti ci fate questa pappetta, che sarà poi lo scrub, che dovete fare almeno il giorno prima della depilazione. Andate a bagnare la parte interessata, in questo caso le gambe o il bikini, si può fare anche lì tranquillamente, e andate a massaggiare delicatamente per un paio di minuti. Lasciate un attimino agire qualche secondo, dopodiché risciacquate. L'avena è fantastica sulla pelle perché rende la pelle davvero morbidissima ed è anche lenitiva. Se quindi avete praticamente dei peletti incarniti, sicuramente andrà a lenire l'irritazione. Una volta fatto questo passaggio, il giorno dopo potete tranquillamente depilarvi. Andate a passare il rasoio. Mi raccomando, il rasoio va passato sempre sulla pelle umida, mai sulla pelle secca, attenzione, e neanche utilizzate burri o oli per la depilazione, utilizzate comunque un semplice sapone, quindi andate ad ammorbidire la pelle, meglio ancora se la depilazione la fate sotto la doccia perché la pelle assorbe più acqua possibile e quindi è più morbida. Dopodiché dovete farvi una maschera, la maschera alla papaya, quindi andate al supermercato e comprate una bella papaya, tanto si trova in giro, specialmente nei negozi un po' più particolari. E con la polpa della papaya andate a farvi una maschera, quindi mettete tutta la polpa sulla parte interessata e la lasciate un attimino agire perché la papaya aiuta a rallentare la crescita del pelo e inoltre è ottima per calmare l'irritazione della pelle, quindi perfetta dopo il rasoio. Dovete applicare un olio per il corpo e vi do la ricetta per questo olio per il corpo per rallentare la ricrescita del pelo. Vi servirà dell'olio di sesamo che potete trovare online o, se siete fortunati, anche magari nei negozi più riforniti, e andarci a mettere all'interno per 100 ml di olio di sesamo circa 10 gocce di olio essenziale di menta e 10 gocce di olio essenziale di geranio. Questi due oli essenziali con l'olio di sesamo stesso sono degli ottimi ingredienti per rallentare la ricrescita del pelo. Non depilatevi mai quando sta per arrivare il ciclo, perché non servirebbe a niente. Vi consiglio di fare questi passaggi specialmente 2-3 giorni dopo che il ciclo vi è passato, perché gli ormoni sono di meno e quindi la ricrescita è meno folta. Ragazze, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se vi è stato utile, mi raccomando, continuate a lasciarmi tanti tanti like e lasciatemi un commentino qui sotto se questo video ti è piaciuto. Io vi aspetto nel prossimo video, vi aspetto anche sui miei social Instagram e Facebook. E niente, alla prossima. Ciao!